appena visto, fanno parte della rassegna di musica contro l'omofobia e per i diritti, andranno in proiezione da oggi fino alla fine del festival. La rassegna è iniziata con lo spettacolo live che si è svolto sabato scorso all'Arci Ex Fila, con i musicisti che hanno aderito a questa campagna per i diritti e contro l'omofobia. Sabato avremo Cosimo Morleo, che è uno degli ideatori della rassegna, si esibirà qui in acustica con noi, ci presenterà il progetto insieme a Indie Pride, l'associazione bolognese che lo promuove. Bruno. Bene, prima di passare ai fine di stasera, un'informazione: i queer book continuano, i libri presso la IBS Bookstore. Domani mattina a mezzogiorno presentiamo il libro di Domenico Treschitta, che si chiama Glam City, per la Vagliano Editore, un libro uscito nel 2014, ed è la storia di un ragazzo di Catania che va nella Londra dagli anni 70 e si innamora di Mark Bolan e T-Rex, beato lui. E niente, partiamo con stasera. Partiamo con stasera, vogliamo chiamare Dimitri Milopoulos. Dimitri Milopoulos è direttore del Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino e del Festival Intercity, sulla nuova drammaturgia internazionale. Stasera presenterà appunto questo film greco, Seven Kings of Worth, che è di Christos Vopolas, speriamo abbia detto bene, del 2014. È un film che abbiamo visto quest'estate, tutto lo staff del Queer è piaciuto molto e abbiamo coinvolto Dimitri per dire una piccola intro. Ok, buonasera a tutte e a tutti. Il film è un film abbastanza nuovo, è uscito più o meno poco più di un anno fa, in concomitanza con il libro. L'autore del libro è anche il sceneggiatore del film, nonché il regista. E il libro è uscito subito prima, è un romanzo, un racconto, subito prima dell'uscita del film. Il regista si chiama Christos Vopolas, che non è qui oggi. Non è un'opera prima, ma quasi, nel senso che lui ha fatto un film prima di questo e qualche documentario. Chi frequenta il Queer ha visto l'anno scorso però Pazza Idea, sì. Riconoscerà uno degli attori protagonisti del film di stasera, che erano uno dei due fratelli protagonisti di Pazza Idea. Di per sé si tratta di un attore albanese che abita e lavora in Grecia. In questo caso interpreta un arabo, un egiziano per esattezza. Si tratta di una storia ai confini della città, ai confini dell'esistenza, ai confini della vita. Si svolge ad Atene, un'Atene molto diversa da quella che tutti conoscono, quella storica, quella turistica, quella famosa, insomma. Si va a vedere la città nei suoi confini, nei suoi margini, per vederla in una maniera abbastanza, diciamo, pasoliniana. E infatti all'interno del film, almeno io ho visto parecchie citazioni, sia di Pasolini, di Genet, di Cocteau, perfino dei piani lunghi alla francese, insomma un mix di varie cinematografie montate insieme. Perfino ci sono tantissime citazioni sia mitologiche che religioni. Ho notato, questo inizio, di una citazione di Sarah Kane, che chi la conosce lo sentirà, scusa, di solito non fa così, penserà subito a Crave. Un protagonista, dunque, dicevo, di questo film è la città. È una città multietnica, dove trovano spazio molte etnie tutte insieme. È un film antirazzista, infatti vede questo mix in maniera positiva. È uno degli obiettivi, come ho letto in un'intervista, che è una domanda attorno alla quale lui ha lavorato, dove si è basato il suo pensiero, e la domanda: potrebbe oggi un greco
vedere la propria città, la propria civiltà, la propria società mischiata con altre culture, e io vorrei questa cosa amplificarla un po', farla uscire dalla Grecia e farci la stessa domanda a noi: potremmo noi oggi, in un momento storico così importante, così delirante, dove ci sono popoli che camminano da un paese all'altro, siamo tornati nel Medioevo, c'è un disagio totale ovunque, immaginarci la propria città, il nostro mondo invaso nel bene o nel male da altre culture? Io penso che sia comunque una domanda molto importante attorno alla quale farci un pensiero. Parlando della trama, senza svelare nulla, il protagonista è un archeologo d'ufficio, esce da una relazione molto importante, sta attraversando un momento molto particolare, molto duro, dove non riconosce più, non riesce a trovare l'amore e cerca altro, cerca una cosa diversa. In questa sua ricerca incontrerà altre sei personaggi che ciascuno provocherà in lui una reazione, anche spesso rabbiosa, a volte interna, a volte esterna. Quindi 6 più 1 sono 7, e sono 7 rabbie, come viene tradotto il titolo del film. Penso che possa bastare. Bene. Grazie a Dimitri. Grazie a voi, buona visione. Grazie a tutti, grazie.